nel dietro del modello io ho trattato solo i due laterali, guardare il video numero 1, dando e trasformando in giri i vari centimetri. Ora noi dobbiamo riempire la parte centrale, che sia con lo stesso punto o con un altro punto. Certo è che noi andiamo a fare la terza parte, che è uguale nel dietro e nel davanti, o meglio, possiamo fare nel dietro tutto il pezzo dritto perché vogliamo solo lo scollo nella parte davanti. In questo caso dobbiamo solo calcolare di questo tratto, centimetri 30, soltanto la larghezza, perché 42 per 30 diviso la misura del campione, perché ovviamente, dicevo, la parte è dritta, quindi il conteggio dei giri sarà lo stesso, 352, tanto per i due laterali che per la parte esterna. Quindi 42 per 30, che è il pezzo che dobbiamo utilizzare, diviso 15,6. Ripeto, è inutile utilizzare queste misure, non verrà mai di campione ovviamente. Utilizzate semplicemente il vostro o i vostri campioni secondo quante parti avete deciso di utilizzare con lo stesso punto. In questo caso 42 per 30 diviso 15,6 sono 80 maglie. La maglieria è doppia, come ripeto sempre, questo è lo zero centrale della macchina, quindi sono 40 a destra, 40 a sinistra, più 2 per lato, per avere poi lo spazio per la cucitura. Detto questo, semplicissimo, quindi il dietro lo completiamo qui facendo due pezzi da come da video volevo dire, e aggiungendo questo, poi stirati, assemblati, cuciti, tutto nella norma, come un modello normale. Quindi uniremo, e lo risottolineo, a due questi imbastiti, due laterali, poi possiamo anche unire in seguito dietro con davanti per poter fare un lavoro più pulito, sempre imbastiti, stirati con, se serve la stiratura, con pezza umida, e poi assemblati nelle linee con punto materasso, punto indietro, con rammaglio. La macchina da cucire, continuo a pensare che va un po' a prendere forse una maglia di troppo, nel senso che potrebbe non venire bella pulita. Detto questo, passiamo al davanti, ma davanti una parte dei conteggi li abbiamo già fatti. A conteggi abbiamo già presente le 48 maglie per 352 giri con la pendenza a spalle, esattamente come per il dietro. Questo è un modello uguale dietro e davanti. Noi ci dobbiamo soffermare invece sul discorso della parte centrale nel davanti. Ovviamente ci sarà uno scollo che può essere come decidiamo noi, ma è bene deciderlo in questa fase. La prima domanda che ci poniamo è: lo scollo bello ampio lo voglio solo nel dietro e nel davanti, o anche nel dietro? Perché prima di mettere in macchina, chiaramente i due tratti centrali delle decisioni vanno prese. Quindi se lo vogliamo tutto dritto, come abbiamo visto prima, andiamo su e non c'è problema. Se vogliamo due scolli, uno dietro e uno davanti, perché ci piacciono le spalle scoperte, perché fa più carino, fa più in, come ho fatto io, ma non l'ho fatto per quello, è stato più per una sfida mia personale. In questo caso va decisa anche la rifinitura, cioè qui se le decisioni, quando io ripeto da anni, un modello si costruisce a tavolino, perché poi dopo diventa complicato gestirlo a macchina o a fine lavoro, e se le cose non combaciano innervosisce parecchio. Per cui qui ci dobbiamo chiedere, nel fare lo scollo, che mostra di rifinitura vogliamo montare.
Come vogliamo intervenire? Vogliamo una cosa molto esile, 20 giri, e quindi è chiaro che lo scollo non può essere immenso, quindi misurare anche l'altezza che va dal collo all'incrocio dei seni, perché così ce ne rendiamo conto. Diciamo che io ho fatto uno scollo ampio, bello ampio, davvero ampio, perché al pezzo centrale ho dato 22 centimetri su una profondità di 16. Ovviamente è un modello estivo, quindi ci può stare, è una sopracanotta, quindi ci può stare per me, però ognuno si bilanci ricordando che normalmente uno scollo è un terzo della larghezza delle spalle, a cui togliamo 1 centimetro per ogni tratto spalle, lo aggiungiamo all'ampiezza scollo. Uno scollo a giro va per una donna 8-10 centimetri a crescere in base alle esigenze. Quindi conteggi per il davanti, avendo i due laterali già conteggiati. Semplicemente dobbiamo, e abbiamo anche la lunghezza, dobbiamo, se abbiamo fatto prima il dietro, sappiamo che queste sono 80 maglie più 4 di cimosa, quindi noi dobbiamo sapere lo scollo, come gestirlo, è l'unica vera difficoltà nel davanti. Quindi prima dare i valori. Al limite fare anche su un foglio di carta la forma e di profondità e di larghezza e misurarla al collo, al momento che l'andiamo a ritagliare ci rendiamo conto. Detto questo, a calcolo 42, che sono le maglie del campione, per 22 che è l'ampiezza scollo, diviso il numero dei centimetri del campione, 16,5, il mio scollo sarà di 60 maglie, e qui ci rendiamo già conto di che è un bello scollo, perché le maglie della larghezza totale sono 80, per cui lasciamo praticamente un pezzettino da 1 centimetro. Quindi se abbiamo fatto il dietro, controlliamo sulla persona quanto effettivamente vogliamo profondo lo scollo, per questo spesso si fa prima il dietro, anche per questo, perché comunque ci permette, misurandolo addosso, di avere un'ottica immediata delle misure. Ora passiamo a calcolare la profondità dei 16 centimetri, quindi il numero dei giri per la profondità diviso i centimetri dei giri, e otteniamo i 68 giri, che sono questo tratto, cioè la profondità scollo. Ora, per sapere a quale giro dobbiamo dividere il lavoro e fare uno scollo a giro, facciamo semplicemente il numero dei giri meno il numero inerente all'altezza del collo, quindi 68 giri, otteniamo 2,84. Al giro 2,84 separiamo il lavoro. Quindi noi qui separiamo il lavoro e facciamo un normalissimo scollo, gestito con le regole dello scollo a giro. Se volessimo utilizzare uno scollo a V, dobbiamo prima chiederci se lo vogliamo fare sia dietro che davanti, cioè tutte e due le parti centrali uguali, perché soprattutto se utilizzati sia dietro che davanti, conviene fare lo scollo meno profondo, ovvero con una mediamente uno scollo va da donna da 8 in poi, ma diciamo che se lo usiamo sia dietro che davanti, le spalle tenderanno a scendere verso l'esterno, anche con la rifinitura, esperienza fatta. Quindi bene accorciare. Io ho dato un'ipotesi di scollo a V da 14 centimetri, ma può essere anche di 10. Questo è un fatto soggettivo in base al tipo di filato, alla larghezza che diamo allo scollo. Più sarà larga la piezza scollo, e più chiaramente rischieremo di far aprire, diciamo così, il modello. Ma ipotizziamo queste misure, centimetri 20 è questo tratto, 14 è la profondità. Quindi i conteggi sono presto fatti. Il primo conteggio da fare è trovare l'ampiezza scollo sui 20 centimetri, per cui 42 per 20 diviso la misura dei centimetri del campione, e otteniamo 53,8. Chiaramente sono il numero delle maglie
convertite di 20 cm, 54 per arrotondare e fare sempre numero pari. Per la profondità sui 14 cm, 70 per 14 diviso il numero dei centimetri del campione in giri e otteniamo 58 giri. Quindi a questo punto noi, se volessimo fare uno scollo a V, abbiamo risolto i conteggi. Ora ci dobbiamo chiedere dove inizio. Sappiamo che i giri sono 352, sappiamo che i giri dei 14 cm sono 58 giri, quindi meno 58, quindi l'altezza totale meno questo tratto, e noi otteniamo il numero a cui iniziano, separiamo il lavoro per lo scollo a V. Manca un ultimo conteggio, sapere le nostre 54 maglie, quindi 27 a destra e 27 a sinistra dello zero, ogni volta come dobbiamo toglierle, quindi le togliamo una maglia alla volta, ma ogni quanti giri, per cui prendiamo il numero dei giri 58, lo dividiamo per il numero della metà maglie, perché noi lavoriamo prima da un lato e poi dall'altro, e vediamo che, senza fare troppi conteggi, è una maglia ogni due giri. Chiaramente sono 54 i giri in quel caso, gli 8 vanno dritti. Per cui questo è quanto, non mi sembra di dimenticare niente. Diciamo che può essere bello sia utilizzato con uno scollo a giro che con uno scollo a V, ma io ho trovato anche un'altra soluzione molto più spicciativa su un altro modello, ovvero ho fatto il dietro normalissimo, questo caso è diviso in due parti invece che in tre, scollo dritto dietro, mentre davanti mi sono limitata a fare uno scollo quadrato, quindi ho preso tutta la larghezza del pezzo centrale, ho fatto un bordino in rasato 2 gradi più stretto di tensione, fatto un picot centrale dando luogo a uno scollo quadrato che chiaramente poi io ho riempito con la rifinitura all'uncinetto, ma se fosse stata una mostra maglia aperta avrei fatto la stessa cosa, avrei preso quei 2 centimetri, 1-2 cm per lato, che me lo sostiene e mi evita di fare il piegamento in avanti. Mi raccomando, chi opta per questa soluzione del rasato nella parte centrale, di stringere la tensione, altrimenti almeno 2 punti rispetto al punto usato, in maniera tale che fa l'effetto del bordo, quindi sostiene. Io l'ho cucita sotto punto e ho risolto il problema, quindi spero di aver dato delle idee più o meno piacevoli, però sostengo anche il discorso che la parte centrale siamo noi a deciderla quanti centimetri, cioè noi scomponiamo i centimetri, poi tutto si crea molto naturalmente, cioè voglio dire, io ho usato molto uncinetto, ma cercate di immaginare chi non sa fare l'uncinetto come potrebbe essere a livello di un bordo messo a macchina oppure una rifinitura creativa, quindi bene o male sono magliette molto semplici, molto portabili, non importa più quanti centimetri è la nostra circonferenza, perché siamo diventate all'improvviso libere scomponendolo a pezzi.